I deflettori. Dove sono finiti i deflettori che erano nelle automobili? Erano comodissimi. Si aprivano parzialmente ed entrava un soffio d'aria rinfrescante. Potevi fumare senza impregnare di fumo l'abitacolo? Già, a proposito, dove sono finiti anche i portaceneri delle automobili? Perché non ci sono più? Un oscuro complotto di potenze straniere a noi ostili, un piano delle case automobilistiche per risparmiare nella costruzione, la vittoria di una misteriosa lega antideflettore, una delle mille inutili leggi della Commissione europea? Ma noi faremo una lega, la Lega Pro Deflettore, e sono certo che vinceremo a furor di popolo. L'autoradio. Nei primi anni 70, in una notte d'estate, percorrevamo un amico e io la strada statale 64, la Porrettana, diretti dall'Appennino verso Bologna. Il mio amico era al volante, io sonnecchiavo di fianco. Improvvisamente lui disse, con voce concitata: «Ma dov'è finito? Dov'è finito chi?» chiesi risvegliandomi. Quello che era davanti a noi. Vedevo i fanalini rossi degli stop e poi a un certo punto non li ho più visti. «Avrà accelerato», replicai. «No, no, deve essere successo qualcosa». Fermò la macchina e scendemmo. Ai bordi della strada c'erano inequivocabili segni di un'auto uscita di carreggiata, cespugli schiacciati e più sotto rami infranti. Ci sporgemmo e gridammo: «C'è qualcuno? Avete bisogno di una mano? Tutto bene?» E una voce flebile dal fondo del declivio risponde: «Aiutatemi! Aiuto! Aiuto!» Cominciamo a scendere mentre l'infortunato tentava di raggiungerci. Dopo un po' lo vedemmo arrivare. Era chiaramente sotto shock. Sanguinava dalla fronte, faticava a salire reggendosi con la mano destra ai rami delle piante e nella mano sinistra teneva saldamente qualcosa che si appalesò al momento dell'incontro. Era l'autoradio estraibile. Aveva rischiato di farsi male, anche gravemente, aveva forse rischiato la vita, ma il suo primo pensiero era stato quello di salvare l'autoradio. Chi si ricorda l'autoradio estraibile? Le coppie arrivavano al ristorante e lui anzitutto appoggiava l'autoradio sul tavolino. La gente andava al cinema e si portava dietro quell'ingombrante oggetto. Un automobilista che si doveva fermare per un certo periodo di tempo allo stadio, in un negozio, dal medico, dal commercialista, se la trascinava sempre dietro. Altrimenti, una volta tornati alla macchina, si poteva trovare il finestrino rotto e l'autoradio scomparsa. I tossici, si diceva, ti fregavano l'autoradio per rivenderla e farsi una dose. C'era però il vantaggio che l'apparecchio veniva immediatamente rimesso sul mercato e se uno sapeva dove rivolgersi, poteva acquistarne uno della stessa marca, magari un modello migliore a prezzi modici. Un po' come le biciclette. Te ne fregano una e se sai dove andare, puoi trovare anche un modello migliore a un costo pressoché irrisorio. Poi hanno inventato l'autoradio non estraibile. Puoi rischiare la vita senza altre preoccupazioni. Puoi andare in ogni dove senza doverti portare appresso inutili bagagli. Ora, se ti spaccano il finestrino al massimo, è per fregarti il navigatore satellitare, il computer portatile o il telefonino che ti sei dimenticato in macchina. La carta carbone. Una giovane amica ha scoperto qualche tempo fa, frugando nei cassetti della nonna, una risma di carta carbone.
Questa amica, dicevo, è giovane, ma non abbastanza per non conoscere la carta carbone e l'uso che se ne faceva. Fosse stata giovanissima, avrebbe del tutto ignorato cos'erano e cosa servivano quegli strani fogli lucidi da una parte e apparentemente impregnati di una curiosa sostanza dall'altra. Perché, con l'avvento delle fotocopiatrici e dei computer, la carta carbone è finita nei cassetti dimenticati, se non gettata via. Basta, finita, oggi non si usa più. Eppure, per tanti anni, è stata utilizzata per copiare documenti o capitoli di romanzi. Per tanti anni davvero, essendo stata inventata nel 1805 o 1806 dall'inventore inglese Ralph Wedgwood, che trattò un foglio di carta con pigmento di carbone e olio come legante. C'è però chi sostiene, come nella diatriba sul telefono tra Bell e Meucci, che il merito dell'invenzione sia negli stessi anni dell'italiano Pellegrino Turri, al quale andrebbe anche il merito di aver ideato un'antenata delle macchine da scrivere. Di quella carta esistevano tre tipi, per tre differenti colorazioni: nera, blu e rossa, anche se il tipo color rosso, onestamente, non l'ho mai visto, ma mi dicono che esistesse davvero. Per tutti gli uffici era un ticchettare continuo e agili mani di solerti impiegate ponevano strati di fogli, il foglio di carta normale e sotto la carta carbone e poi in successione carta velina ed eventualmente altra carta carbone e un altro foglio fino al numero desiderato di copie. Se il documento era riservato, sarebbe stato consigliabile distruggere la carta carbone, perché in essa rimaneva impresso il messaggio, ma nella normalità dei casi si poteva utilizzare fino a 30 o 50 copie. A volte succedeva che i più sdatti, ovvero sia i meno abili nelle cose pratiche, come il sottoscritto, sbagliassero a sistemare la carta carbone e la ponessero all'incontrario, così che lo scritto non appariva nel foglio sottostante, ma sul retro del primo, in perfetta copia speculare. Col risultato prima di sgomento, poi di varie imprecazioni, infine con santa pazienza di ripetere l'opera o rinunciarvi del tutto. Anche la carta velina è quasi del tutto scomparsa. La si usa, mi dicono, nei modelli di sartoria o per avvolgere paia di scarpe o altri oggetti. Scomparse quindi anche le veline, gli ordini che funzionari del partito fascista inviavano dall'alto a direttori di quotidiani e dell'allora Rai all'Eiar. Come dicevo, con l'avvento dei computer certi problemi non esistono più. Basta ricordarsi di salvare quello che si è scritto, perché se manca improvvisamente la luce, tutto il lavoro fatto svanisce nel nulla. A me è successo una volta, ed è sparito, naturalmente, il più bel capitolo che abbia mai scritto in vita mia. L'idrolitina. In uno degli ineffabili esempi di pubblicità che potremmo definire pre-industriale, un oste discorreva col proprio vino in strofette poetiche che, imparate da bambino, sono rimaste indelebili nella mia memoria e non solo nella mia da allora, faceva la poesiola. Diceva l'oste al vino: tu mi diventi vecchio, ti voglio maritare con l'acqua del mio secchio. Rispose il vino all'oste: fa le pubblicazioni, sposo l'idrolitina del Cavalier Gazzoni. Pare che a comporre questi versi sia stato il poeta futurista Luciano Folgore, pseudonimo di Omero Vecchi, Roma 1888-1966. Ma non scandalizziamoci più di tanto,
Anche il grande Gabriele D'Annunzio, per ragioni meramente economiche, piegò la sua musa a favore della pubblicità, o reclam, come si diceva allora. Tant'è vero che sono frutto del suo immaginifico ingegno il nome La Rinascente, per i famosi grandi magazzini di Milano, Aurum, per un liquore abruzzese aromatizzato all'arancio, e Sangue Morlacco, per un brandy di ciliegia. Ma qui non ci interessa tanto la pubblicità, quanto il prodotto reclamizzato con quei versi, l'idrolitina. È un nome magico, antico, e infatti due successive imitazioni del prodotto avranno nomi ritenuti più moderni, più giovani, si sarebbe detto allora più per quei tempi, osiamo dire yeye, un nome che ha in sé qualcosa di medicamentoso, di salutare, come le acque salsobromoiodiche, come altri termini dell'epoca, il ferrochina, ad esempio, la magnesia bisurata o le misteriose fave di foca. Idrolitina conteneva la radice idro, acqua, nobilitata dalla voce del greco antico, poi quel litina che suggeriva qualcosa di chimico, positivistico, come se il processo per crearla, quell'idrolitina, avesse a che fare con la forza del progresso che spezza le catene dell'oscurantismo. È qualcosa, insomma, prodotto in attrezzati laboratori scientifici. Però altro non si trattava che di una base, il bicarbonato di sodio che veniva mescolata a due acidi, il malico, ricavato dalle mele e da altra frutta, e il tartarico, anche questo ricavato dalla frutta. A contatto con l'acqua, base e acidi sviluppavano anidride carbonica, rendendo l'acqua frizzante. Non solo, si diceva che avesse un retrogusto salino o un delicato e lontano sentore di limone. Era un rito quotidiano sulle tavole degli italiani, non ancora abituati all'uso dell'acqua minerale. E difatti, l'acqua con le polverine veniva anche chiamata comunemente acqua di Vichy, ignorando in molti probabilmente l'esistenza di un'acqua minerale che sgorgava nell'omonima cittadina francese di Vichy, sede, durante l'ultima guerra, del governo collaborazionista del maresciallo Pétain. L'idrolitina serviva a rendere un po' meno triste, a ragione o a torto, l'acqua del rubinetto. Si prendeva la bottiglia già piena d'acqua, si versava la prima bustina di colore blu, la base, poi con rapida mossa quella di colore rosso, gli acidi, che sviluppavano immediatamente l'anidride carbonica. Bisognava chiudere velocemente il tappo automatico perché si verificava una vera e propria esplosione, un'eruzione violenta da contenere subito per impedire la fuoriuscita di buona parte del liquido. La bottiglia veniva girata su se stessa un paio di volte per far sciogliere le polveri completamente. Poi era pronta per l'uso. Simbolo di un'Italia più modesta, che si arrangiava, sostituiva, surrogava, si accontentava. Non c'erano tanti frigo in circolazione e l'acqua d'estate si poteva avere più fresca, facendola scorrere a lungo dal rubinetto. Bastava quel frizzantino in più per renderla più piacevole, più potabile, più allegra. Piaceva anche ai bambini, che spesso la chiamavano acqua pizzichina. L'idrolitina è in commercio dalla fine del XIX secolo e la si può ancora trovare con la sua scatolina gialla, la scritta un po' Liberty, un piccolo cameo del viso di una signora all'apparenza antico-romana o greca che beve acqua, in qualche supermercato o in qualche negozio di alimentari. Come detto prima, uscirono anche marchi concorrenti, la Frizzina e la Cristallina, una delle quali era, audacemente, a una sola bustina,
ma questo toglieva un po' la poesia dell'operazione. Era magari un voler essere più veloci, più moderni. Erano forse meglio le due bustine, blu e rossa, come il lapis delle professoresse d'allora, qualcosa che rimanda al passato, come la biglia di vetro che chiudeva le gazzose di un tempo.